Partiamo mettendo l'acqua e il latte dentro la nostra terrina. Adesso aggiungo 2,5 grammi di lecitina di soia. Do una mescolata. Aggiungiamo lo zucchero. Diamo una mescolata. E aggiungiamo le farine. Aggiungo il lievito, diamo una mescolata, facciamo incorporare bene tutti gli ingredienti. A questo punto possiamo aggiungere il burro rammollato, l'ho messo un attimino al microonde. Aggiungo anche il sale. L'impasto dovrà risultare liscio. Vedrete che per azione della lecitina tutto quanto si incorporerà, si mescolerà molto ma molto prima rispetto al normale, rispetto a quando la fate senza lecitina. Ci vorranno veramente pochi minuti per arrivare ad un impasto che poi possiamo piegare un paio di volte e far lievitare. Ok, vedete, dopo 5 minuti, neanche 5 minuti di impasto, si stacca dalle pareti. L'impasto non è ancora prontissimo, ma noi non dobbiamo fare altro che fare una palla. Vedete, non si attacca neanche alle dita più. La rimettiamo dentro la ciotola e lo copriamo con uno strofinaccio inumidito per circa 15 minuti. Trascorsi i 15 minuti, non dobbiamo fare altro che continuare a impastare in questo modo. Se avete un'impastatrice, è chiaro che potete andare in impastatrice per 10-15 minuti. Io, siccome ne sto facendo 4 proprio a titolo dimostrativo, impasto a mano e per questo sto utilizzando questa tecnica dello stop and go. Cioè impasto per 2-3 minuti, faccio di nuovo la palla e lascio riposare per circa 10-15 minuti. Questo lo farò per 3 volte o comunque non appena sarà liscia. Già potete vedere che è molto ma molto più liscia rispetto all'inizio. Ora la lascio riposare altri 10 minuti, 10-15 minuti col canovaccio bagnato sopra, poi rifarò lo stesso processo e poi lascerò a lievitare. Raddoppiato, mettiamo su un piano, tagliamo dei pezzetti da circa 90-100 grammi al massimo, eh? Se le volete piccole, mignon, fatele più piccole. Questo è troppo, questo è giusto. Adesso da ogni palletta togliamo un pezzettino di pasta di circa, dovrebbe essere massimo 10 grammi, e la mettiamo accanto alla palletta. Questo sarà il famoso tuppo. Ok, adesso mettiamo i tuppi da parte. E facciamo con questo delle palline. Le palline semplicemente chiudiamo al solito i lembi verso il centro e rotoliamo in questo modo. Prendiamo una teglia, la rivestiamo di carta forno, mettiamo le palline quassù,
E per ora mettiamo accanto questi pezzettini che saranno poi il tubo. Perché non lo facciamo immediatamente? Perché siccome dovremmo schiacciare un po' la pallina, altrimenti la brioche viene troppo spilunga, troppo che va in alto, abbiamo bisogno che si rilassi un attimo il glutine, perché avendo pirlato il glutine è abbastanza duro. Quindi tra 10 minuti continuo. Ok, sono passati 10 minuti. Adesso intanto formiamo i tuppi. Come si formano i tuppi? C'è una piccola tecnica. La tecnica è questa. Facciamo delle palline. In questo modo, come se fosse la vera e propria brioche. Dopodiché dobbiamo allungare questo, una parte, e con l'indice schiacciarlo in maniera tale da formare una sorta di chiodo. Così. Lo mettiamo da parte. Facciamo la stessa cosa con tutti gli altri. Quindi chiudiamo i lembi. Poi non c'è bisogno di pirlare, perché i lembi li chiuderemo tutti in questa maniera e avremo formato il nostro chiodo. Così. Adesso passiamo all'assemblaggio, che è facilissimo. Vi consiglio di inumidirvi un dito, l'indice, il pollice, quello che volete. Facciamo così. Vedete, si è formata una fossetta in tutte. Schiacciamole anche un po'. Così. Dopodiché la parte appuntita del chiodo verrà infilata qua e basta. Adesso copriamo con pellicola trasparente e mettiamo nel forno spento con la luce accesa per circa un'ora, un'ora e mezza. Devono chiaramente raddoppiare circa di volume, devono comunque crescere. Quindi ci vediamo fra almeno un'ora. Allora, le ho fatte lievitare, qua ci sono 20 gradi e nemmeno, quindi le ho fatte lievitare per diverse ore, devo dire. Un paio d'ore, 2 o 3 ore a temperatura ambiente e poi un'oretta col forno spento con la luce accesa. Ma questo dipende chiaramente dalla temperatura che avete a casa. Quindi se in Italia sicuramente avrete una temperatura molto più alta. Dunque, qua lo stavo distruggendo. A questo punto non dobbiamo fare altro che spennellare con una miscela di un tuorlo d'uovo con un cucchiaio di latte. Ecco qua, adesso inforniamo a circa 170-180 gradi fino a quando non sono cotte. Di solito è intorno ai 15, massimo 20 minuti. Andiamo. Ed eccole qua. Le nostre fantastiche brioche col tuppo. Allora, il tuppo chiaramente dipende da quanto l'avete fatto grosso, verrà più o meno pronunciato. Adesso le mettiamo su una gratella a raffreddare. Appena arriveranno a temperatura ambiente, ne apriamo una per vedere la consistenza, dopodiché la seconda la taglieremo e la imbottiremo di gelato. Aspettiamo un attimino. Mentre si raffreddano, appena raggiungono una temperatura non proprio fredda fredda, appena sono tiepide, le potete mettere in una busta di plastica, sigillare, non c'è bisogno che togliete l'aria, e lasciate là, si manterranno per almeno un giorno belle morbide. Se poi le volete congelare, lo potete anche fare.
poi le metterete un po' al microonde e saranno praticamente ottime come appena fatte. Allora, nonostante siano ancora calducce, io ho deciso di aprirne una per farvi vedere. Intanto sono dentro come se fossero aria, morbidissimissime. Questo è anche grazie alla lecitina, eh? Guardate qua. La mollica è bella, compatta, ma leggerissima. Gli alveoli sono regolari, non ci sono bollone. È esattamente quello che serve per una brioche perfetta. E adesso do un bel morso a questa, dopodiché ne condisco un'altra col gelato. Una nuvola, proprio inconsistente. Infatti, se le schiacciate appena appena, loro vanno giù, tutte aria, tutte fluffose.